E adesso abbiamo un momento di riflessione spirituale. Ci ha raggiunti il pastore Luca Faedda, responsabile dei ministeri avventisti per la gioventù dell'Italia centrale. Ciao Luca, benvenuto. Ciao Alessia, grazie mille, una bella canzone, mi ha preceduto, chissà se sarò all'altezza. Sì, sì, sicuramente. Allora, oggi parliamo di un miracolo, quindi di una storia miracolosa, questa volta attingiamo alla Bibbia, quindi quale storia ci racconti oggi Luca? Allora, oggi siamo nell'Antico Testamento, Genesi, il primo libro, e quello di oggi è un miracolo di rivelazione, Anche i momenti, tante volte non ci pensiamo, però anche i momenti in cui Dio si rivela all'uomo, no? sono miracoli, sì. Anzi, direi che sono i miracoli più belli. Pensa Alessia, incontrare proprio letteralmente Dio. È qualcosa di straordinario, anche di inimmaginabile, diciamo quasi. Ma tu pensa, anche siamo alla radio, no? Pensa quanti autori, a me vengono in mente Ligabue, Finardi, hanno scritto canzoni su un incontro con Dio. Quella di Ligabue dice: hai un momento Dio, no? Per incontrarci, sì. Per parlare, quante cose ti direi, quante cose vorrei sapere da te, altro che smettere di essere zoppio, avere pane e pesci moltiplicati, anche quelle sono cose importanti, altro che vincere la schedina, incontrare Dio. Per sentire cosa vorrebbe dirci. Questo è il miracolo dei miracoli. Quindi la storia di oggi ci parla di un incontro allora con Dio, Luca. Sì, sì, un incontro un po' particolare, perché tra le rivelazioni ne ho presa una che, ahimè, è un po' misteriosa. Provo a raccontarvela per inserirvi un pochettino nel contesto. È misteriosa, poi me lo direte voi, perché cioè me lo direte, magari potete, scrivetemi. Sì, allora, se volete potete scrivercelo al 342 92 73 681. Allora, Giacobbe è il personaggio della nostra rivelazione. Lui sta vivendo una notte terribile, una di quelle notti in cui ti brucia lo stomaco, in cui non riesci a dormire, eppure intorno a lui dorme tutta la sua famiglia, tutto il suo accampamento è stato in subbuio tutto il giorno. Perché? Perché si prepara un trasloco, domani si cambia casa, domani si parte, e allora tutto il giorno immaginatevi gente che fa le scatole, che le disfa, che carica carovane, animali che vanno avanti e indietro, bambini che sono caotici ed elettrici, no? Perché domani si torna a casa finalmente. Sono 14 anni che Giacobbe è lontano da casa sua e domani si rivede lo zio Esaù, il fratello di Giacobbe. Però insomma sembra che non sia molto tranquillo, visto che non è sveglio. No, non è tranquillo, non è per l'emozione, in positivo, diciamo. Genesi al capitolo 32 dice che Giacobbe è pieno di paura e angoscia. Ha paura perché Esaù gli marcia contro con 400 uomini. Quindi c'è un conflitto, Luca, insomma. Sì, 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 Alessia. Giacobbe sa bene questa cosa qua, se la tiene nello stomaco da 14 anni e la rimanda. Lui ha rubato la primogenitura di suo fratello. Adesso per voi che ci ascoltate potrebbe essere un po' un linguaggio difficile. Gli ha rubato l'eredità. Giacobbe è il figlio minore e ha rubato l'eredità ad Esaù, il figlio che suo padre amava di più, il figlio maggiore, il figlio a cui spettava l'eredità. Quindi una roba grossa, Luca. Sì, sì, in un modo un po' rocambolesco si è travestito da suo fratello, si è infilato nella stanza del padre quando quello stava per morire, mezzo cieco, e quello non l'ha riconosciuto e ha dato tutto a lui. Quando è arrivato Esaù, tu pensa, non c'era più niente. Ed Esaù, dice la Genesi, si mise in cuore, proprio usa questo termine, si mise in cuore di aspettare la morte di suo papà e poi avrebbe ucciso suo fratello. Per fortuna Giacobbe era già scappato e lui ci pensava da anni a quel ritorno, però doveva tornare se voleva godere della sua eredità. E allora come fare? Aveva pensato un paio di piani. Il primo piano consisteva nel dividere tutto il suo accampamento. Dice: metà la mando a destra, metà la mando a sinistra. Aveva anche due mogli. Esaù non potrà ammazzare tutti, dovrà scegliere o destra o sinistra. Mi toglie metà di quello che ho guadagnato, a me comunque non arriverà. L'altro piano era: mando dei servi avanti a me, ognuno di questi servi avrà un quintale di doni e così l'esercito, sai, si rabbonisce. Magari Esaù stesso, vedendo tutta questa ricchezza, perderà di vista il suo obiettivo di farmi fuori. Ecco, quindi ha una strategia in mente, però sì. Insomma non riesce comunque a dormire, Luca. No, non riesce a dormire perché tu ci pensi e vai contro un fratello che ti vuole ammazzare, nonostante tutta la forza che Giacobbe crede di avere.
dentro lo stomaco gli rode, ed è in questo momento che Dio, nel cuore di questa notte tormentata, gli compare. E come gli compare? Genesi 32 dice: gli comparve come un uomo che gli si avvinghiò. Il verbo che usa è un verbo che deriva dal modo in cui i vermi si avvinghiano, e cominciò a lottare con lui, e lottò con lui per tutta la notte. Allora Luca, qual è il senso di questa rivelazione un po' particolare? Non lo so, pensa a Dio che ti viene incontro, pensa che rivelazione di Dio, Dio che ti viene incontro per darti un sacco di botte, c'è un sacco di gente che lo meriterebbe, però è effettivamente misterioso. Dio si rivela a Giacobbe come l'ennesima battaglia della sua vita. Guardate, primo pensiero che mi viene in mente, io credo che la Bibbia non ce la dà una risposta, ognuno di noi ci deve rispondere per conto suo al perché Dio si rivela così. Io mi sono dato una risposta. Prima di tutte, Dio si rivela come la crisi più grande, e ogni crisi è dura, però è anche fonte di una rivelazione, spesso una rivelazione su chi siamo. Cioè, nelle crisi più profonde noi vediamo allo specchio quello che siamo. Dio sta facendo vedere a Giacobbe quello che lui è veramente, per questo gli si presenta come l'ennesima battaglia della sua vita. Gli sta dicendo Dio a Giacobbe: tu lotti da sempre, sei un uomo in guerra da quando è nato, eri in guerra nel grembo di tua madre, dice la Genesi, no? Hai fatto una guerra per conquistarti non solo la benedizione di tuo padre, non solo l'eredità di tuo padre, ma anche l'affetto. Non è stata tutta colpa tua. Genesi dice che quel padre Isacco ha sempre amato di più Esaù, e sempre la Genesi ci dice che la madre aveva forse amato troppo Giacobbe e aveva proiettato su Giacobbe tante delle sue aspirazioni, e lui aveva fatto intrallazzi, piani, imbrogli. Giacobbe vuol dire proprio imbroglione, colui che lotta per ottenere, che froda per ottenere quello che vuole. Ecco, Dio con questa lotta gli sta dicendo: tu sei un uomo che non è in pace con te stesso, sei un uomo in guerra da una vita, sei un uomo che crede veramente di poter ottenere tutto con la sua forza, con la sua furbizia, con la sua strategia. Ti sei messo in lotta persino contro Dio, perché Dio altre volte era comparso a Giacobbe, e tutte le volte però Giacobbe aveva sempre avuto un rapporto di tipo muscolare con Dio: se tu mi dai io ti do, se tu mi benedici io ti do le mie offerte, se tu stai con me allora io starò con te. Cioè, Giacobbe è uno che non riesce ad avere relazioni nella vita che non siano muscolari, che non siano basate sul io vinco su di te, no? Ecco, deve sempre avere questo senso di superiorità sull'altro. Quindi una rivelazione importante, continueremo ancora a riflettere tra poco sul significato di questa rivelazione insieme al pastore avventista Luca Faedda. Abbiamo con noi il pastore Luca Faedda, responsabile dei ministeri avventisti per la gioventù dell'Italia centrale, e stiamo parlando di un episodio della vita di Giacobbe. Abbiamo visto che Dio gli si rivela, questo è proprio un miracolo, quindi gli si rivela come un uomo che gli va incontro nella notte, ma non solo, perché è un uomo che lo vuole picchiare. Allora stiamo vedendo un po' il significato di questa rivelazione, Luca. Sì, perché appunto la prima cosa che vi dicevo è questa qua, che secondo me questa rivelazione è così strana, cioè è veramente unica nella Bibbia, no? Ma voi pensate, Dio che vi viene incontro in un momento in cui già vivete un trauma, in cui già state male, e lui quello vi viene incontro per veramente darvi delle botte, per ingaggiare una battaglia con voi. Ecco, secondo me questo sistema un po' come dire fuori dagli schemi che utilizza Dio è un sistema per dire a Giacobbe: chi sei tu, chi sei sempre stato? E quello che Dio sta dicendo a Giacobbe è: sei un uomo che lotta, ma non può vincere mai, sei uno che tutte le cose della sua vita le ha affrontate come una guerra, ma non vedi che non vinci mai veramente, un pochettino, perché già il fatto di affrontare la vita come una guerra è qualcosa che ti fa perdere. Comunque sia, pensate, il racconto va avanti, no? A un certo punto Dio glielo dice a Giacobbe: sono io, sei forte, perché comunque lottano tutta la notte, dice: ma non puoi vincere, mi devi lasciare andare. E la cosa bella qual è? Che Giacobbe non lo lascia, perché lui, l'ho detto, no? Ha questo approccio che è sempre un approccio muscolare, non riesce a lasciare andare, no? Allora dice: se tu vuoi che io ti lasci, Giacobbe, a Dio, beh, prima mi devi benedire, tu mi devi dar qualcosa, perché pensa davvero di potercela fare a vincere persino su Dio, no? E Dio allora dice la Genesi, a un certo punto gli toccò il nervo della coscia, e da quel giorno per sempre Giacobbe fu zoppo praticamente. Noi non sapremo mai cosa ha pensato Giacobbe e neanche cosa ha provato, ma voi immaginatevi che
a un certo punto il termine che usa la Bibbia sembra quasi che Dio gli infila questo dito di fuoco davvero fino a dentro la giuntura della coscia, tant'è che gli va a toccare il tendine, no? Questa cosa ha pensato Giacobbe mentre questo fuoco gli faceva esplodere un dolore che non aveva mai sentito. Noi quello che lui ha provato non lo sapremo mai, quello che sappiamo è che in quel momento qualcosa cambia, tant'è che il Signore gli disse a Giacobbe: non ti chiamerai più col tuo nome, che significa imbroglione, vi dicevo prima, ma da oggi ti chiamerai Israele. Perché ti chiamerai Israele? Israele significa colui che lotta con Dio, perché hai lottato contro Dio e contro gli uomini e hai vinto. E anche questo è un versetto profetico, è un versetto misterioso, perché adesso ve l'ho anticipato. Perché non è che Giacobbe non vince veramente contro Dio, a un certo punto per il dolore e per l'invincibilità di Dio, Dio se ne va. Allora cos'è che ha vinto Giacobbe? Qual è la lotta che ha vinto? E questa qua secondo me è una profezia riguardo al futuro. Giacobbe forse vincerà la guerra con suo fratello? In un certo senso sì. Quindi come va a finire con il fratello, Luca? Ah, è bellissimo. La mattina Giacobbe si sveglia, io me la immagino così, il suo accampamento è già partito, no? Sono divisi in due schiere, sono partiti i suoi servi, stanno andando incontro a Esaù con i regali, lui zoppicando e stanco dopo una notte di battaglia con Dio, supera le due schiere, lui che le aveva messe davanti come scudo umano perché non lo toccassero, supera le due schiere, se le lascia alle spalle, poi supera i suoi servi e a un certo punto zoppicando e disarmato per la prima volta nella sua vita, disarmato e invalido e senza difese, arriva di fronte a Esaù, a suo fratello. Lui vince nella resa, vince nell'arrendersi, e infatti si buttò per terra, dice la Genesi, si inginocchiò 7 volte e gli disse semplicemente: sono tuo schiavo, tu sei il mio signore, a suo fratello Esaù. E in quel momento Giacobbe chiese scusa a Esaù, a suo fratello, per quello che gli aveva tolto, scusa a Dio per la lotta che aveva ingaggiato, scusa alla vita per averla fraintesa con una guerra e per essersene persa mezza, perché quando vivi la vita come se fosse una guerra la stai già perdendo. E lì Esaù fece l'unica cosa che si poteva fare, ci racconta la Genesi, cioè gli corse incontro, lo abbracciò e piansero entrambi, piansero. Quindi una storia a lieto fine. Ma no, sì, è bellissima, una storia a lieto fine. Soprattutto Giacobbe arrivò sì a casa sua zoppicando e acciaccato, ma ci arrivò con suo fratello e finalmente eresse un altare a Dio, cioè per la prima volta Giacobbe edifica un altare a Dio con il suo nuovo nome, e quell'altare lo chiamò El Eloè Israel, Dio è il Dio di Israele, Dio è il mio Dio. Non l'aveva mai fatto Giacobbe, Dio era sempre qualcuno da comprare, da conquistare, qualcuno di altro. Finalmente Dio è diventato il suo Dio personale. Perché? Perché in quell'abbraccio, in quella resa, ha scoperto chi era veramente, ha scoperto di essere un uomo fragile di fronte a una vita che spesso ti sorprende con tante crisi, e che se quella vita la affronti con un abbraccio, con le scuse, con umiltà, ecco, è così che vinci. E vinci con Dio e vinci con il tuo fratello insieme. È vero, quindi un insegnamento importante ci arriva da questo episodio della vita di Giacobbe. Io ringrazio il pastore Luca Faedda, responsabile dei Ministeri Avventisti per la Gioventù dell'Italia Centrale, per averlo condiviso con noi, e alla prossima, Luca. Grazie, grazie a te Alessia, e grazie a tutti voi ascoltatori.